L'altro giorno ho fatto questo bell'arrosto, soltanto che adesso siamo un po' stufi di mangiarlo. E allora cosa facciamo? Fa caldo, una bella giornata, ci piacciono le cose buone e ci facciamo un bel vitel tonnè. Cosa ne dite? È velocissimo da fare, eh? Basta. Un po' di tonno, della maionese. Un mixer e un cucchiaino di capperi. Allora, metto il tonno con il suo olio, questo è olio di oliva, dentro al mixer. Poi aggiungo il cucchiaino di capperi. Aggiungo la maionese. Allora, l'arrosto non è molto, perciò non farò molta tonnata, eh. Diciamo che queste dosi va bene per due persone, dai. Sono sufficienti. E poi mixiamo il tutto. Quasi pronta, eh? Non c'è bisogno di salarla perché è già il tonno comunque è in scatole salato. Ok, siamo pronti. È una cosa velocissima questa, eh? Ecco fatto. Buona, eh? Ecco qua il nostro vitello tonnato. Solo per una volta, per due persone. Ho fatto qualche riga con la forchetta per abbellirla e ho messo qualche oliva tagliata. Si possono mettere dei cetriolini, si possono fare dei fiorellini, insomma, vabbè, un po' a gusti. Le cose che avanzano si possono sempre riutilizzare rendendole appetitose. Questo è uno dei modi. Ecco qua, abbiamo utilizzato un arrosto che altrimenti eravamo stufi di mangiare. Ci sono tanti modi per, diciamo, non buttare le cose che avanzano perché ci hanno stufato. Magari più avanti vi darò ancora qualche altro suggerimento. Grazie per essere stati sul mio canale. Mettete il like e attivate la campanella se volete restare aggiornati. C'è il pulsante lì sotto. Ricordatevi, den 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 den. Ciao a tutti e grazie per il supporto.